Ciao ragazzi e ben ritrovati con un nuovo episodio sull'editing con DaVinci Resolve. Io sono sempre Niccolò e oggi voglio farvi vedere una delle funzioni più fantastiche di questo programma. Ho qui una mia clip che ho già leggermente graduato per farvi vedere un pochino e avere un input da quale partire. Oggi voglio farvi vedere delle cose veramente fantastiche. Innanzitutto vado ad aggiungere un nuovo nodo seriale. Questo nodo qui lo utilizzerò come qualificatore e lo chiamerò luci. Vedete che infatti le luci sono molto gialle. Io voglio andare a utilizzare una cosa che si chiama il qualificatore, che è il secondo strumento qua a destra. Posso utilizzare il qualificatore luminosità-saturazione, RGB, luminosity oppure 3D e così via. Quello che utilizzerò ora per questo mio nodo è l'HSL. Semplicemente prendo questa cosa qua, il picker, vado a selezionare un colore. Vedete qua che io, in base al colore che seleziono, il qualifier mi fa vedere appunto soltanto quel colore. Se non lo vedete, dovete cliccare su questa bacchettina magica qua in alto a sinistra dello schermo. Allora, io vado a selezionare i miei highlights, quindi sono praticamente le parti gialle delle mie luci, queste qua. Come vedete, qua abbiamo tonalità, saturazione e luminanza, e lui mi ha già selezionato il mio range di colori. Ora io voglio qualcosa di più luminoso, voglio appunto andare a selezionare le parti molto luminose della mia immagine. Quindi una cosa del genere. E semplicemente vado a cambiare il colore, l'offset da questa parte qua. E lo vado a trascinare un po' più sul viola per avere qualcosa di più carino da vedere. Semplicemente trascino l'offset verso l'alto, verso il viola. Ora guardate, questo era il prima e questo appunto il dopo. Guardate com'è già migliorata l'immagine. Ora voglio andare a creare un nuovo nodo seriale per farvi vedere un'altra cosa. Riprendo il mio qualifier. Invece che utilizzare l'HSL, utilizzo il 3D e guardate, io vado a selezionare le labbra, quindi il rossetto. In questo modo, trascinando, io seleziono tutti questi colori qua su cui passo sopra con il mio pennellino. Guardate, se io faccio questa immagine qua, vedete cosa mi ha selezionato. Io, tenendo premuto Alt, posso andare a fare meno e ridurre questa mia selezione e andare a togliere, per esempio, da quello che non voglio. Voglio questo colore, non voglio questo colore e così via. Vado anche qui a ridefinire un pochino la selezione, vado a sfocare un po' gli estremi di questa mia selezione. Pulisco un po' i bianchi, pulisco leggermente i neri. E cosa mi interessa a me avere le labbra selezionate? Semplicemente posso andare a aumentare la saturazione in questo nodo, guardate qua, e posso andare anche qui a spostare l'offset verso il rosso, la tinta un po' verso sinistra e magari aumentare il boost e anche il contrasto, perché no? Guardate, questo era il prima, questo era il dopo, e la cosa bella è che se io faccio partire il mio video, i colori sono sempre quelli, quindi mi tiene sempre il colore che ho selezionato io. Guardate, se metto la bacchettina magica di prima, mi fa vedere soltanto le labbra, un po' come lo stregatto di Alice nel Paese delle Meraviglie. Stessa cosa per quanto riguarda il mio nodo delle luci, che se lo vado a selezionare mi fa vedere appunto in tempo reale cosa vado a modificare. Quindi questo direi che è già un risultato finale ottimo. Ma mettiamo che io voglia andare a tracciare anche l'occhio, no? Per andare a illuminare questa parte qua e modificare questa parte qua. Vado a fare un nuovo nodo seriale. Ora sta diventando un po' un casino. Vado a risistemarmi il tutto. Questo nodo qui lo chiamerò occhio S. Per quanto riguarda l'occhio sinistro, che in realtà è il destro, però per me è il sinistro, però è il destro. Che trip mentale questa cosa qua. E io semplicemente vado a creare una maschera, come abbiamo fatto già nel scorso video, una maschera curva, e vado a selezionare il mio occhio, vado a scegliere anche un frame magari migliore. Premo maiuscolo F per andare a ingrandire questa schermata e vado a zoomare su il mio soggetto e vado a crearmi una maschera, andando a cliccare per andare a fare i punti intorno all'occhio e vado a finirla qua. Ora vedete che qua mi seleziona questa parte, vado a sfumare un pochino questa maschera, faccio vedere un po' con la bacchetta magica, vado a sfumare così, vado ad aumentare i mezzi toni, vado ad aumentare l'offset, la modifica delle ombre e gli highlights leggermente, magari sposto il tutto su un colore un po' più caldo e vado ad aggiungere un po' di nitidezza come ho fatto nel video precedente, vi ricordate? Leggermente, leggermente. Allora, guardate, questo era il prima, vedete? E il dopo della modifica dell'occhio. La differenza cos'è? Che ora se io mi sposto avanti, questa maschera rimane però ferma lì, rimane ferma fissa in questo punto. Quindi ora io, avendo la maschera qua, avendo la mia selezione, posso utilizzare il tracker, come ho fatto prima per stabilizzare il video, però per andare a spostare la maschera insieme al mio video. Vado in Window qua,
Utilizzo sempre il Cloud Tracker, come ho fatto nel video precedente, non utilizzo lo zoom, non utilizzo il rotate perché appunto non mi serve. Vado a fare track forward, guardate cosa succede, mi va a selezionare i punti e mi va a tracciare una maschera intorno all'occhio. Ora esce dall'inquadratura l'occhio, ma la tiene diciamo abbastanza bene. Posso andare da qua indietro per fare un track all'indietro e comunque devo dire che mi traccia bene la maschera. Per quanto riguarda l'occhio, guardate qua il prima e guardate qua il dopo. Vedete come appunto è cambiato. Guardate la maschera, se la tengo sopra, come cambia in base alla mia inquadratura e al mio soggetto. Ora posso andare ad aggiungere un altro nodo e fare una copia di questo. Fare CTRL-C, CTRL-V su questo, utilizzare per l'occhio destro, spostando semplicemente la maschera di qua. Una cosa del genere, magari posso andare a spostare i punti. E vedete che qua sotto a questi nodi c'è anche il simbolo del tracking. E se io ci lascio il mouse sopra mi dice che è stato applicato il tracking. Ora, su questo qua, io semplicemente posso andare a resettare questo tracking qua, di fare reset e dall'inizio ripartire con il tracking di quest'altra parte dell'occhio. Vedete che anche qui riesce a tenere abbastanza la posizione, anche se va fuori dall'inquadratura il tutto, e comunque potrei fare un'ultima cosa. Facciamo un altro nodo seriale, poi magari modifico il tutto. Vedete che qua c'è un brufolo e semplicemente, come ho fatto prima, prendo la mia curva e vado a selezionare una zona intorno a questa imperfezione della pelle. Vado anche qui a rendere un pochino più morbido il tutto. Ora, se vi ricordate dal video precedente, vi ho fatto vedere come andare a rendere più nitido un video. Ora, se io sposto queste barrette, sempre utilizzando il pannello del blur e della nitidezza, se io le sposto verso l'alto, vedete come vado a sfocare. E ora non c'è più l'imperfezione della pelle. Anche qui posso utilizzare il tracking per andare a praticamente puntare questa mia imperfezione e toglierla da tutta la clip. E una volta finito, guardate come la maschera rimane praticamente piantata intorno a questo brufolo, a questa imperfezione della pelle, e se io faccio partire, guardate come è venuto il risultato finale rispetto al risultato iniziale, senza color grading e senza niente, che era un'immagine del genere, quindi veramente veramente diversa rispetto alla fine, molto molto meglio. Ora, come vi ho detto negli scorsi video, questi nodi funzionano uno dietro l'altro, quindi prima accade questo, poi accade questo, poi accade questo e così via in base appunto alle righe. Però noi possiamo creare un altro tipo di nodo, ma ve lo faccio vedere nel prossimo video, così almeno vi spiego anche gli altri tipi di nodi rimasti da dire. Per me ragazzi è stato un piacere, voglio sapere cosa ne pensate voi, quindi lasciatemi nei commenti tutto quello che ne pensate di questo videocorso, se avete delle domande in particolare, e mi raccomando venitemi a seguire su Instagram, Facebook, e se condividete questi video mi fate veramente un gran favore in modo che il canale possa andare avanti e crescere sempre di più. Io sono Niccolò, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!